Dialogo sopra massimi sistemi. Cosa significa pianeta? Il sistema eliocentrico si fonda su presupposti indimostrabili. E sono diventato curioso. Alla luce del sole, come sotto i raggi della luna. Niente di meglio per raccontare l'avventurosa vita di Galileo Galilei, l'ultima delle storie narrate da Marco Paolini. Questo è teatro didattico, cioè, come diceva Brecht, il teatro didattico serve a chi lo fa. Con chi se la prende? Il protagonista di questo dialogo. Esattamente 400 anni fa Galileo applicò il cannocchiale alla scoperta del cosmo e Paolini approfitta del festival Opera Estate di Bassano del Grappa per sperimentare due volte al giorno, pomeriggio e sera, il modo migliore di divulgare le vicende umane e scientifiche del grande innovatore pisano. Dopo 400 anni dalla rivoluzione copernicana, mai il cielo di Tolomeo dei segni zodiacali ha avuto il peso sul nostro futuro che ha oggi. Diventerà l'anno prossimo un tour per le scuole, perché le storie più famose non sono sempre anche le più conosciute. La nostra fiducia nella ragione mi sembra che abbia perso molti punti rispetto al fatalismo. Fra un paio d'ore dal Castello degli Ezzelini di Bassano, la quarta occasione di ascoltare da Marco Paolini l'affascinante storia della scienza e di Galileo.